Un nuovo patto tra scuola e mondo del lavoro. Di questo si è discusso oggi a Locri a Palazzo della Cultura, che ha visto interagire i ragazzi della Locride con il consigliere della città metropolitana Demetrio Marino, con delega all'edilizia scolastica e programmazione della rete scolastica. Si è parlato delle recenti novità in materia di alternanza scuola e lavoro, che dovrebbe offrire agli studenti l'opportunità di inserirsi in periodi determinati con la struttura ospitante in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. Ma anche tanti dubbi pone agli studenti degli istituti superiori presenti stamattina a Locri. Porre delle lamentele sull'edilizia per quanto riguarda la violenza di genere, quindi delle persone diversamente abili. Sulla violenza al lavoro, per questo sono d'accordo con la presenza e soprattutto abbiamo dei problemi anche relativi al trasporto. Un'occasione di incontro con il consigliere Demetrio Marino, che ricopre anche la delega all'edilizia scolastica, che gli istituti dell'Istituto Statale d'Arte Panetta hanno colto per esporre i disagi che stanno vivendo dopo l'operazione Euroscuola. È da giorno 7 aprile 2017 che non abbiamo più il nostro edificio, perché è stato sequestrato, e ci troviamo comunque in delle condizioni non adeguate, perché ci troviamo divise. Le prime e le seconde sono state alloggiate, tra virgolette, al liceo classico, mentre le terze, le quarte e le quinte ci troviamo in una struttura nuova, però comunque molto piccola, perché entrano soltanto 6 classi. Non siamo nelle condizioni di poter lavorare, anche perché comunque la nostra scuola non è una scuola tra virgolette comune, perché noi abbiamo bisogno dei laboratori, non abbiamo la segreteria, non abbiamo nulla, quindi ci troviamo in delle condizioni veramente, siamo disagiate al massimo.